Sì, questa è una bellissima esperienza, diciamo abbiamo realizzato un sogno, era un luogo abbandonato da molti anni, un luogo simbolo della nostra città, della città di Cervia, e appunto grazie alla collaborazione con l'Agenzia del Demanio e al federalismo demaniale è entrato in proprietà del comune, della città, ed appunto abbiamo fatto un percorso di partecipazione con i cittadini per decidere il futuro, che cosa voleva essere questo luogo chiuso da molti anni. Dopodiché abbiamo fatto un bando per selezionare un imprenditore privato che potesse appunto realizzare questo nostro e suo sogno. In particolare è stato creato quindi un luogo che ha più attività, da un caffè letterario a un'osteria appunto legata al pesce, a un teatrino sociale dove poter sviluppare anche l'aspetto artistico, ovviamente senza venire meno l'aspetto invece di aggregazione sociale, appunto come era in origine con l'ex Kral. Mi piace sottolineare l'aspetto più bello e più importante: questo era un locale in stato d'abbandono ed era stato anche probabilmente un po' rovinato negli anni con pannellature, controsoffittature. In realtà questo intervento ha permesso appunto di recuperarlo in tutta la sua bellezza, era un antico magazzino del sale e oggi lo vediamo insomma in tutta la sua autentica bellezza, appunto come dicevo prima, e credo sia una prova molto importante di come il pubblico e il privato, se lavorano insieme, possono realizzare grandi cose che possono dare un segno tangibile di rigenerazione e rinnovamento delle città.